Good morning YouTubers, eccoci qui sulla review della mappa La Somme. Ho visto che vi è piaciuto questo nuovo metodo di fare le recensioni delle mappe, quindi ve lo ripropongo su questa mappa, appunto sulle Somme. Ve l'ho fatto vedere per la prima volta su Passchendaele e vi esorto anche qui a lasciare i vostri commenti e i vostri feedback in maniera che questo nuovo metodo possa migliorarsi e essere poi quello definitivo per guardare le mappe. Iniziamo quindi con la presa dall'alto di quella che è La Somme, dopodiché arriveranno i storici, ovviamente con un po' di gameplay sotto per farvi vedere esattamente com'è il gioco su questa mappa e arriveremo anche a delle conclusioni finali, appunto, per quanto riguarda il gameplay. Abbiamo qui lo spawn degli inglesi. Noi sappiamo che si può giocare questa mappa soltanto in modalità conquista assalto e quindi non esiste uno spawn dei tedeschi, semplicemente i tedeschi hanno tutte le flag fin dall'inizio. Chiaramente il primo obiettivo degli inglesi sarà quello di andare a conquistare la prima flag, che è A. Per fare questo hanno a disposizione un tank. Nei CTE erano due i tank e magicamente nel gioco poi è diventato soltanto uno. Il problema di quest'area però, come potete vedere, è che è sostanzialmente un campo di grano e non ha alcun tipo di copertura, motivo per il quale questa zona è stata particolarmente criticata fin dai tempi del CTE. È stato chiesto di aggiungere più coperture, però nonostante questo le coperture non sono state aggiunte. Dal canto loro i tedeschi hanno a disposizione delle trincee. Qui ci sono due case che vengono di solito distrutte abbastanza rapidamente, però comunque sia sono una copertura e normalmente poi si posizionano anche dietro agli alberi, specialmente anche i cecchini, perché hanno una buona visuale sul campo di grano da cui arrivano sostanzialmente gli inglesi senza alcun tipo di copertura. Questo che cosa comporta? Comporta che se i tedeschi riescono a portare un buon numero di assalti subito sulla bandiera A e riescono a far fuori abbastanza rapidamente il tank degli inglesi, conquistare la prima bandiera da parte degli inglesi diventa veramente un'impresa molto molto complicata. Questo perché? Perché gli inglesi appunto devono passare questo campo di grano e nel fare questo vengono uccisi parecchi. Ecco, diciamo che con un buon posizionamento dei soldati tedeschi diventa praticamente quasi impossibile per gli inglesi riuscire a conquistare A. È quasi più un difetto nella difesa dei tedeschi il fatto che gli inglesi riescano a conquistare A piuttosto che un pregio dei soldati in A, perché se le cose vengono fatte in maniera intelligente, quindi posizionandosi bene lungo quello che è il perimetro della bandiera A e subito facendo fuori il tank agli inglesi, diventa molto molto complicato il prosegue su questa mappa, proprio perché i tedeschi hanno una visuale migliore rispetto a quella degli inglesi e soprattutto hanno delle coperture. Purtroppo succede spesso che appunto le partite magari si sbloccano a un certo punto gli inglesi riescono a prendere la flag A, però si è arrivati a una situazione tale per cui i ticket in mano dei tedeschi sono già troppo alti e nonostante appunto la partita si sia sbloccata, si è ormai troppo tardi per ribaltarla. Una tecnica che ho visto utilizzare e che ogni tanto funziona, diciamo una volta su tre più o meno ho visto funzionare, è quella di prendere il sidecar da parte degli inglesi e farsi tutto il confine della mappa sperando ben appunto che nessuno vi veda e andare quindi a conquistare le flag in fondo. Ovviamente a questo punto, quando i tedeschi si accorgeranno che gli siete passati dietro, incominceranno da A a tornare indietro. Normalmente fate conto che appunto i tedeschi sono quasi tutti in questa area, incominceranno giustamente a tornare indietro e cercare di riprendersi le flag che avete conquistato dietro di loro, e questo comporta appunto meno gente su A, si sblocca la situazione, A viene presa e quindi si incomincia un attimino a giocare in maniera completa questa mappa. Ora, per quanto riguarda la flag B e la flag C, anche queste flag sono, diciamo, abbastanza complicate da conquistare, perché mettiamo caso che A è stata conquistata dagli inglesi. A questo punto, come potete vedere, B è abbastanza aperta, quindi nel momento in cui gli inglesi incominciano a pushare
sulla flag B, soprattutto se hanno il carro, riescono, diciamo, a prenderla in maniera abbastanza semplice, ok? Non ci sono grosse coperture qui per i tedeschi. Discorso diverso invece è per C. Se il push avviene frontale, i tedeschi qui hanno delle fortificazioni, hanno le, come si dice, le trincee, e ovviamente da qui riescono tranquillamente a tenere sotto controllo gli inglesi, che devono uscire da questa zona di trincee loro, scendere da questa collinetta, attraversare il fiume, e voi capite che ovviamente sono molto molto più esposti al fuoco dei tedeschi. Quindi il mio consiglio è di evitare completamente di fare questo giro e di concentrarsi per l'appunto a prendere A, oppure a provare a fare il giro furbetto, insomma andare da dietro. Una volta che è stata presa A, andare su B e poi andare su C, ok? Quindi evitate questo giro, fate questo perché avrete molte più coperture dal momento che anche qui esistono delle trincee che vi portano a C in maniera un pochettino più coperta. L'altra parte della mappa invece è la parte della mappa che sinceramente io preferisco. Sarebbe questa, ed è rappresentata dalla bandiera D, in cui ci sono sempre delle trincee, c'è un complesso di trincee abbastanza intricato qui, e dalla quale ci sono ulteriori trincee appunto che portano direttamente su F in modo abbastanza coperto. Qui ci sono dei, come potete vedere qua, dei vagoni del treno. F è sostanzialmente una sorta di deposito dei treni, qui passa la ferrovia. Qui sotto c'è un ponte, è piccolino però forse lo riuscite a vedere. Questo ponte porta ovviamente a passare sotto e poter girare e girare F per conquistarle da dietro, e fra l'altro qua sotto spawna anche il flammire. E invece è non una chiesa, però è la classica struttura che diciamo che assomiglia un pochettino a una fabbrica mezza distrutta, in cui ovviamente ci sono tutte le feritoie, ci sono tutte le spaccature, le porte, e dalla quale è abbastanza semplice difendersi dagli attacchi frontali, anche perché qui la zona è abbastanza aperta, mentre un pochettino più indietro qua ci sono dei detriti, ci sono dei pezzi di carro armato, ci sono c'è dello sporco, mettiamola così, e ci sono abbastanza coperture, però l'attacco frontale non è il massimo della vita, proprio perché qua esistono delle buone coperture. È molto meglio cercare di attaccare aggirando, oppure cercare di passare qua sotto e dietro la flag E. Ora, la situazione che si viene a creare, tanto cancelliamo così è un pochettino più pulito, la situazione che si viene a creare per appunto in questa zona della mappa è veramente molto divertente, molto di close range, ed è molto diversa dalla situazione di gioco che si viene a creare in questa parte della mappa, anche perché si può dire che sostanzialmente è come se fosse divisa a metà, e questa parte, la parte 1, è la parte in cui i tedeschi sono veramente facilitati in un modo incredibile. Questa flag è molto facile da difendere per i tedeschi, molto difficile da attaccare per gli inglesi. Questa flag è abbastanza equilibrata in realtà. Quest'altra flag è ancora una volta molto più facile da difendere per i tedeschi che da conquistare per gli inglesi. Qui invece la situazione di facilità di conquista o di mantenimento della bandiera non è preponderante, ok? Quindi si sviluppa un gameplay molto molto equilibrato, molto frenetico e particolarmente divertente da giocare. Si può sfruttare bene anche questa via, ad esempio esterna, per andare a conquistare da dietro. Quindi potete scegliere molti approcci diversi, che sono quelli appunto di scegliere le trincee e andare a e passare diretti, oppure andare a flancare da questa parte, oppure andare su E cercando di sfruttare la zona dei detriti. Tenete conto però che sopra è tutto piatto, ok? Un po' come qui, nello spawn degli inglesi non c'è nulla, qui non c'è nulla, ok? Ci sono giusto un po' di rialzi del terreno che non è regolarmente piatto, però non avete molti, molti ripari. Mentre qua sotto, già ad esempio, c'è uno smottamento, il terreno è come se fosse un po' in collina qui, e se passate qua di fianco non vi farete vedere. Purtroppo non capisco perché quest'area e quindi lo spawn inglese è stato mantenuto così problematico, visto che comunque è stato segnalato veramente da chiunque
durante il CTE che era troppo difficile uscire da questo spone e che spesso le partite risultavano quindi sbilanciate, oppure si riuscivano a prendere le prime tre flag per sbloccare una situazione, diciamo così, di parità sotto il punto di vista delle flag ed evitare di perdere ticket quando ormai era troppo tardi e non era più possibile ribaltare la partita. E secondo me sarebbe stato molto semplice risolvere la questione, perché al posto che utilizzare quest'area per mettere delle trincee che non servono a nulla, dal momento che gli inglesi non devono stazionare, ok? Qui i tedeschi hanno delle trincee per stazionare, ma giustamente loro devono difendere, quindi se loro stazionano stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Gli inglesi invece non si possono permettere di stazionare, invece ci sono dei cecchini che si mettono qui e che si mettono qui e passano il game a sparare ai cecchini che trovano nelle trincee, a guardare se riescono a fare qualche kill di long range che non serve assolutamente a niente, perché loro devono andare a conquistare, non a fare kill. Ecco, sotto questo punto di vista credo che sarebbe stato molto semplice prendere queste trincee e, al posto che farle così come le hanno fatte, bastava metterle in modo che, magari in due lati differenti, in modo che si facilitasse l'avanzata inglese su A senza essere così esposti al fuoco dei nemici. Non è stato fatto, sono state fatte sì delle modifiche che però riguardano questa zona della mappa, sono state aggiunte, diciamo, più trincee, che va benissimo, sono molto funzionali e aiutano nel gameplay, ben appunto perché ho detto che qua non c'è nulla, non ci sono ripari, quindi buono il fatto che ci siano più trincee, però questa zona secondo me doveva essere aggiustata prima. Detto questo, passiamo quindi alla parte storica per cercare di collocarci un attimino nel contesto e vi faccio partire le immagini del gameplay. Siamo nella Francia settentrionale e gli inglesi e i francesi avevano l'obiettivo di riconquistare una terra di svariati chilometri che ormai era in possesso dei tedeschi da più di un anno. Uno dei motivi che hanno spinto questa campagna di offensive è quella di alleggerire il fronte di Verdun, in cui ormai da 4-5 mesi in un fazzoletto di terra stavano morendo una quantità di soldati impressionante, la più grande della storia in rapporto a caduti per ogni metro quadrato. L'offensiva sulla Somme doveva costringere i tedeschi a rinforzare il confine settentrionale, quindi alleggerire la pressione su Verdun, tant'è che appunto i francesi puntarono molto su questa serie di operazioni. E siamo quindi nell'estate del 1916, dove inglesi e francesi iniziarono a bombardare pesantemente questo terreno tagliato in due dal fiume Somme. Si parla della maggior concentrazione d'artiglieria che la storia aveva visto fino in quel momento. Furono utilizzati più di 3.000 tra mortai, cannoni e obici e spararono più di 1.500.000 di granate su quei chilometri di campi. Furono scavate anche delle lunghe gallerie sotterranee imbottite di esplosivo per arrivare a distruggere le fortificazioni tedesche. Pensate che furono utilizzate più di 25.000 bombole poi di armi chimiche, tra le quali si utilizzò anche il cloro. Ora, per una settimana si andò avanti a bombardare quei territori sotto il controllo tedesco, convinti che ben appunto dopo tutti questi bombardamenti il nemico sarebbe stato decimato o comunque sarebbe fuggito. I tedeschi invece avevano costruito molti bunker nel tempo, ovviamente erano lì, come ho detto prima, da più di un anno, che erano molto profondi e potevano quindi resistere a tutto quel bombardamento e quindi si erano preparati a ricevere l'offensiva anglo-francese, che a quel punto era tutto fuorché inaspettata. Tra l'altro, ad aiutare i tedeschi c'era anche il sistema di rifornimenti di viveri e di munizioni che proveniva direttamente dalla ferrovia nelle retrovie che era in loro possesso, mentre invece gli alleati venivano riforniti ancora da carri e da muli, e voi potete immaginare in una guerra del genere quanto il rifornimento di viveri e i rifornimenti bellici fossero determinanti. Arriviamo quindi al 1° di luglio, il giorno in cui la fanteria doveva entrare finalmente in azione per conquistare questi territori della Somme, e all'alba partì, tanto per cambiare, un ulteriore bombardamento serratissimo. Si parla di 250.000 granate sparate in un'ora su quel versante tedesco, e il ritmo era di 3.500 granate ogni minuto. È qualcosa di assurdo, che addirittura si dice che persino a Londra sentirono gli echi di quel bombardamento avvenuto in Francia settentrionale. Furono poi fatte esplodere le mine piazzate nelle gallerie scavate sotto il crinale,
e poi verso le 7:30 la fanteria anglo-francese uscì, come detto prima, dalle trincee e andò all'attacco di fanteria. Ora, come vi ho anticipato, i britannici soprattutto pensavano di trovare davanti a sé pochissima resistenza, convinti che quei bombardamenti avessero ormai decimato, comunque portato i tedeschi a fuggire. Così la fanteria fu caricata ben bene, circa 30 kg di peso per ogni soldato, con tutto il materiale necessario per consolidare le postazioni durante l'avanzata e quindi stabilire tutte le vie di comunicazione. La fanteria alleata marciava quindi compatta sui campi, quando però dalle postazioni sopraelevate iniziò il fuoco delle mitragliatrici e dei cannoni tedeschi, che fece, ragazzi, un macello incredibile. Nel primo giorno di combattimento soltanto i britannici riportarono quasi 20.000 morti e 35.000 feriti, oltre poi a 3.000 tra prigionieri e dispersi. Il 12 luglio, quindi quasi 2 settimane dopo il primo attacco, per via appunto della battaglia sulla Somme, il fronte di Verdun venne alleggerito. Non abbandonato del tutto, perché fu abbandonato da Falkenheim a dicembre, però di sicuro alleggerito dai tedeschi, che trasferirono il grosso dell'esercito sulla Somme e anche ad Oriente, perché era iniziata l'offensiva di Brusilov. Al termine di questa serie di battaglie, gli alleati riuscirono a riconquistare qualche chilometro in quei territori ormai martoriati dai bombardamenti, però le perdite furono ingenti. I dati ufficiali, ovviamente ragazzi poi esistono dei dati storici che sono un po' diversi, comunque io vi dico quelli ufficiali, però ci rendiamo conto comunque sia di che cosa è successo in quelle terre in quel periodo. Comunque dicono 620.000 uomini caduti per gli alleati e 450.000 per i tedeschi, e questo fece della Somme una delle battaglie più sanguinose della prima guerra mondiale e in generale della storia. Ora, dopo avervi spiegato cosa successe storicamente sulla Somme, possiamo dire che l'ambientazione della mappa riprende abbastanza bene il campo di battaglia, anche se con qualche imprecisione. Come detto prima, si avanzò con la fanteria in un territorio completamente martoriato dai bombardamenti. E questa mappa, sì, si gioca praticamente quasi tutta su campi di grano e con qualche trincea, mentre quel vero terreno martoriato si incontra a fine mappa nello spun tedesco, dietro la chiesa e dietro la ferrovia. Quello lì sarebbe dovuto essere il territorio di combattimento naturale della Somme, e la ferrovia ovviamente non era lì, ma era spostata chilometri e chilometri indietro a disposizione dei tedeschi. Chiaramente questo è un gioco, quindi ben venga un po' di varietà, anche perché altrimenti ci saremmo ritrovati in un'ambientazione stile Passchendaele 2.0. Per quanto riguarda il gameplay, invece, purtroppo è possibile giocare soltanto nella modalità conquista-assalto. Lo spawn inglese è davvero ostico, perché si sostanzia quasi interamente in un enorme campo di grano senza reali coperture, e tocca affidarsi molto al lavoro del tank per riuscire a cappare quantomeno a la prima bandiera. Se questo avviene velocemente, allora da lì il gioco si spande su B e su C, che rimangono comunque molto ostiche da conquistare, sono davvero molto più facili da difendere per i tedeschi che da conquistare per gli inglesi, e questo porta spesso ad assistere a partite sbilanciate o bloccate per troppo tempo, quindi che fanno drenare troppi ticket ormai per poterla vincere da parte degli inglesi, specialmente questo se i tedeschi hanno sufficienti assalti per distruggere velocemente i tank degli inglesi. Invece tutta la parte centrale, che porta poi verso lo spawn tedesco e quindi verso la ferrovia e verso la chiesa, è davvero molto bella, studiata bene e divertente da giocare. Probabilmente sarebbe bello provare questa mappa in un'altra modalità, come la conquista semplice, perché i problemi di bilanciamento lì si affievolirebbero. Per quanto riguarda le classi, ragazzi, si presta benissimo al mid range e al long range, però anche al lavoro degli assalti, dei supporti, soprattutto poi grazie a questa fitta rete di trincee che la rendono alla fine dei conti una mappa molto buona da giocare con qualsiasi classe. Come detto, invece, personalmente credo che ci sarebbe voluto davvero poco per migliorare quello spawn inglese e fare quindi dei grossi passi avanti sul bilanciamento anche in modalità conquista-assalto, che secondo me è una modalità molto divertente. E queste modifiche sono state chieste anche a gran voce dalla community di Battlefield 1 sui forum ufficiali ancora ai tempi del CTE, però purtroppo le modifiche si sono concentrate nell'aggiunta di trincee nella parte centrale della mappa piuttosto che aggiustare quello spawn, e quindi è un'occasione davvero persa, perché con pochissimo sforzo si poteva fare davvero tanto. Detto questo, ragazzi, questa era la mia review di Le Somme, e noi ci vediamo al prossimo video.